is breaking, the windows are shaking. It has begun, our time has come. Come closer to me, let me feel your heartbeat, baby. Chest to chest, no time to rest. Like there's an asteroid approaching, it's approaching, the clock is ticking. And I'm leaving nothing unsaid, nothing undone, nothing untouched. So tonight I'm gonna love you like it's the last day on earth. It's the last time I get to show you all that you worth. Like there's no going back before the sky turns to black. I'm gonna love you so there's no regret. Allora, buongiorno a tutti, ci ritroviamo per una nuova puntata, sempre sul graffio. Questa volta parleremo di legge. Davanti a noi abbiamo l'avvocato Andrea Martini, che è specializzato in criminologia forense, uno degli avvocati più conosciuti a Genova, tant'è vero lo studio anche vicino al tribunale in piazza Pica Pietro 73-5. Daremo alcune informazioni proprio per il cittadino. Saranno varie puntate dove, volendo, anche se ci sono dei quesiti, delle domande da fare, la gente potrà anche scriverci la loro domanda e avere una risposta, o eventualmente venire a trovare direttamente l'avvocato in studio per avere delle delucidazioni. Oggi andiamo a parlare di cose un po' che succedono attualmente. Intanto chiederei all'avvocato di spiegarci che cos'è una criminologia forense, perché sentiamo questi termini ma chi non ha studiato legge non è molto informato, non sa più o meno che cosa vuol dire o che cos'è la maggior parte, diciamo, delle persone. Per cui lascerei la parola a lei e poi formulerei altre domande sui fatti di cronaca che stanno succedendo attualmente a Genova, ma non solo a Genova, in tutta Italia, in tutto il mondo, eccetera, eccetera. Prego la parola. Grazie, buongiorno. Sì, cercando di essere più sintetici possibili, la criminologia forense, come dice il nome di questa scienza, è una disciplina che studia il crimine in tutte le sue estrinsecazioni, sia oggettive, quindi riguardo il fatto reato, sia soggettive, quindi riguardo il soggetto che pone in essere questo fatto. A sua volta poi la criminologia forense, quindi nella sua estrinsecazione pratica, concreta, e quindi nei giudizi, nei tribunali, quindi nei procedimenti che si svolgono davanti all'autorità giudiziaria, si avvale dell'opera e quindi della consulenza di vari specialisti in tante sottodiscipline che possono essere poi utili appunto ai fini del procedimento penale. Discipline che possono essere più varie, anzi col progredire della scienza e col avanzare dei tempi e della modernità, per così dire, stanno fiorendo delle sottospecializzazioni particolarmente interessanti. Ormai si parla anche di botanica forense, di ortopsia forense, di studio delle larve. Addirittura. Per poter riuscire a datare in casi particolari ovviamente la risalenza di un corpo nella terra quando si sono ad esempio rinvenuti dei cadaveri, quindi ci sono tantissime sottospecializzazioni che stanno rendendosi sempre più utili, sempre più importanti col tempo e appunto col progredire delle condizioni quindi scientifiche voi... in questi campi. Voi siete associati alla scientifica praticamente, alla polizia scientifica? Beh, la polizia scientifica ovviamente lavora nel suo ambito, che è quello della raccolta delle prove, degli elementi di prova, comunque indizianti a carico di determinate persone. Noi come avvocati normalmente lavoriamo in un contesto profilo di contraddittorietà rispetto alla polizia, ma talvolta capita anche di lavorare in concerto con le forze dell'ordine. Perfetto. Avvocato, io volevo fare alcune domande. Ultimamente qua a Genova ci sono stati molti fatti di cronaca e sono soprattutto reati connessi o commessi da minori. Sono aumentati o sono diminuiti
questi reati, secondo lei? Che cosa effettivamente cosa sta succedendo a Genova? Che si sentono ogni tanto apri il giornale o senti il telegiornale, minori. Sì. Questo fenomeno? Beh, è un fenomeno su scala nazionale, direi, non solamente in ambito locale. Noi ovviamente ne risentiamo, per così dire, di più gli effetti perché viviamo qua in zona, ma direi che Genova si colloca su una tendenza che è abbastanza uniforme in tutto il territorio nazionale. Evidentemente negli ultimi anni c'è stato un aumento statistico dei reati, quindi delle aperture di nuovi procedimenti penali alla procura dei minorenni, sostanzialmente per due motivi. Primo motivo perché fino a qualche anno fa, fino a qualche 10-15 anni fa, normalmente questi reati venivano commessi da minori italiani. E negli ultimi anni c'è stato un aumento notevole di ragazzi, di giovani, di ragazzini di numerose altre nazionalità. A Genova soprattutto le etnie più numerose sono quelle delle persone provenienti dal Sud America e delle persone di origine maghrebina, e quindi con l'aumentare della popolazione minorile è aumentato anche il numero dei reati posti in essere da minori. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che ai reati, per così dire, tradizionali che venivano presi in esame fino a un po' di anni fa, si sono affiancati tutta una serie di altri reati o comunque di modi di commissione dei reati tradizionali nuovi. Mi riferisco in particolar modo ai reati commessi con mezzi informatici, per il tramite dei telefonini, dei social network, dei computer, di internet, e questa è una realtà che fino a un po' di anni fa era del tutto sconosciuta. I ragazzi sono molto bravi, molto più di noi adulti, a maneggiare i mezzi informatici e quindi spesso, talvolta anche senza saperlo, commettono dei reati che a volte possono anche essere reati gravi. Quindi questi procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni, le finalità principali sono dovuti a che cosa? Beh, diciamo che in generale, il procedimento penale italiano ha, o comunque dovrebbe avere sulla carta, finalità non repressive ma rieducative. I procedimenti minorili, i procedimenti penali minorili dovrebbero, e hanno in realtà ancora più degli altri, questo scopo, questa finalità, quindi non quella punitiva, non quella repressiva, ma bensì quella rieducativa, quella di reinclusione sociale del soggetto che ha commesso il reato. Per questo motivo, nel procedimento penale minorile, il giudice è affiancato da persone che hanno competenze anche in materie utili al magistrato stesso. Quindi soggetti non appartenenti alla magistratura, ma che affiancano i giudici, mi riferisco in particolar modo a psicologi, a sociologi, in alcuni casi a criminologi, quindi persone che aiutano il giudice a decidere, proprio perché il minore è un soggetto particolare. E quindi i genitori a cosa vanno incontro se un figlio incomincia a delinquere? Avranno anche loro delle responsabilità in fatto che è un minore? Vanno incontro anche loro a doversi sottoporre dei servizi sociali, dovranno fare degli incontri? Esiste una prassi? No, sicuramente o... quando ci sono gli incontri presso i servizi sociali, il minore deve essere accompagnato dai genitori, perché è un percorso che deve essere affrontato dal ragazzo in unione agli adulti e quindi ai genitori o comunque agli esercenti la potestà genitoriale. Spesso purtroppo vediamo delle realtà familiari non tradizionali, per così dire, quindi ragazzini che purtroppo per loro non sono sorretti da genitori presenti, oppure genitori talvolta in conflitto fra di loro che in qualche modo non supportano adeguatamente il ragazzo, quindi ogni caso spesso presenta peculiarità particolari, quindi i servizi sociali e i psicologi hanno spesso il loro da fare per riuscire a ricostruire questi ambiti familiari. E, in proposito dei reati di bullismo, sia per la violenza fisica che tramite i social network, quali sarebbero le pene? Cioè, se io
mi trovo a contatto e vedo che una persona è in difficoltà e non intervengo, oppure se tramite Facebook divulgo un reato, a che cosa vado incontro? Beh, diciamo che quando abbiamo parlato prima di incremento dei reati commessi da minore, abbiamo per appunto specificato che questo incremento in parte è dovuto a questa nuova tipologia di reati, che spesso, come ho detto, i ragazzi commettono talvolta senza neppure sapere che stanno commettendo un reato. Il caso classico, che è molto frequente, è quello delle offese, delle ingiurie o delle minacce tramite appunto i social network, quindi WhatsApp, Facebook, Twitter e quant'altro. Talvolta i ragazzi non sono consapevoli della antigiuridicità di quello che stanno facendo e appunto senza dolo di diffamare qualcuno, di ingiuriare qualcuno, però in realtà commettono reati di questo tipo. Spesso sono reati gravi, perché noi sappiamo che questi social network si propagano nella rete e quindi possono essere percepiti da migliaia, se non decine, se non addirittura centinaia di migliaia di persone. Ci sono stati dei casi di divulgazione di filmati o di fotografie di minori col volto non oscurato che ormai girano sulla rete e purtroppo, una volta che un filmato o un'immagine di questo tipo è divulgata in rete, non è più controllabile. Tutto quello che viene immesso in rete, per quanti sforzi si facciano per cercare poi di cancellarla o comunque di limitare la divulgazione, è sostanzialmente fuori controllo. Questi sono dei pericoli molto gravi che generalmente i ragazzi, specie i ragazzi giovani, non considerano e che potrebbero poi in realtà pregiudicare il loro futuro, proprio perché un ragazzino che magari commette determinati reati o determinate condotte che vengono divulgate in rete, poi spesso deve pagare il conto di queste azioni una volta diventato grande, diventato maggiorenne, quando questi filmati, queste immagini non si possono più cancellare. Ho capito. E per le modalità di estinzione dei reati per i minori, la messa in prova significa che cosa? Sì, la messa in prova nel nostro ordinamento italiano è un istituto che è nato proprio specificamente nel procedimento minorile. Recentemente è stato introdotto anche per i maggiorenni, però con delle forti limitazioni, mentre invece nel procedimento minorile ogni tipo di reato, se sussistono le condizioni, ovviamente se il giudice ritiene che sussistano le condizioni, può essere estinto per la messa alla prova. Cosa significa? Significa che il giudice, su richiesta del minore o del suo difensore, può sospendere il procedimento penale, quindi non aprirlo, può stabilire un periodo, come dice appunto il nome di questo istituto, di messa alla prova, quindi il ragazzo viene testato, viene controllato dai servizi sociali, viene controllato dagli psicologi, gli vengono affidati dei programmi di volontariato, gli viene affidato l'onere di seguire i corsi scolastici, di non rientrare talvolta a casa in orari notturni, insomma di comportarsi in maniera corretta. Alla termine di questo periodo, che come detto viene determinato dal giudice in relazione al tipo e alla gravità di reato che è stato commesso, se tutte le relazioni sono positive, se l'esito della messa alla prova è stato soddisfacente, il giudice estingue il reato. Quindi l'effetto positivo di questa messa alla prova è che il ragazzo, il minore, non ha sul proprio certificato penale, sul proprio casellario giudiziale, la iscrizione di una condanna. Questo è molto importante ai fini poi, come abbiamo detto prima, del suo recupero, della sua reinclusione in una vita sociale adeguata per il suo futuro. E passiamo invece alla tutela delle vittime per i reati di... cioè una vittima che subisce dei reati a livello minorile, come la si può tutelare? Sì. Come possono fare i genitori eventualmente dovessero trovarsi di fronte a un fatto che può accadere ai loro figli, oppure come eventualmente, perché no, venire anche qua in studio a trovarla, lei è esperto, diciamo uno dei più conosciuti a Genova, e sì, diciamo che... Allora, se bisogna distinguere se il reato è commesso da un adulto, quindi da un maggiorenne o da un minorenne, perché se il reato è commesso da un maggiorenne, la vittima può, nel procedimento penale,
costituirsi parte civile, quindi sostanzialmente può chiedere già nel procedimento penale il risarcimento del danno che il soggetto che ha commesso questo reato, qualora sia stato ritenuto responsabile, ha cagionato. Nel procedimento penale minorile, invece, cioè nel procedimento penale in cui l'imputato è minorenne, questo istituto non è previsto, cioè non è possibile per la vittima costituirsi parte civile in un procedimento a carico di imputato minorenne. Per cui, usando un linguaggio più semplice possibile, se una persona subisce un reato commesso da un minore, dovrà intentare un giudizio in separata sede civile nei confronti del genitore del minore imputato. Quindi questi, chi paga in questo caso sono i genitori, perché il figlio è minore. Esattamente. Però la vittima non può costituirsi parte civile nel procedimento penale, ma come ho detto prima dovrà separatamente agire davanti al tribunale civile nei riguardi degli esercenti la potestà genitoriale sul minore imputato, ovviamente nel caso in cui il minore sia ritenuto penalmente responsabile del reato commesso. Ho capito. Va bene, io direi che per oggi, come prima puntata, siamo stati esaudienti. Intanto io invito il pubblico che ci segue, gli amici di Teleturchino, chiunque abbia una domanda da fare nell'ambito della giurisprudenza può scrivere una mail sia al Graffio e sia Teleturchino. Io inviterei le persone a scrivere a monica.riccioni@gmail.com oppure monica.riccioni@teleturchino.it. Qualsiasi domanda noi la giriamo e nella prossima puntata potremo rispondere alle mail che ci pervengono. Nel frattempo io vorrei dare il suo indirizzo del suo studio. Magari in questo momento ci sta ascoltando qualcuno che veramente ha bisogno di una consulenza privata. Certo. E non perché io la conosco da tanto, ma perché mi fido di lei, ma perché il nostro incontro è stato puramente a livello giornalistico, diciamo, mi ha molto tutelato, no? In ambito. Bene. Per cui io sempre ripeto, allora, Studio Legale Martini, Piazza Picchiapietra 73-5 a Genova. La mail è studiolegalemartini@libero.it, numero di telefono 010 56 53 67. Bene, avvocato, io la ringrazio tantissimo, andremo in onda poi con un'altra puntata dove tratteremo altri argomenti, altre informazioni per il cittadino, in attesa che gli studi su Genova siano pronti, ma per il momento siamo un po' in alto mare ancora. Comunque, come vede, ci muoviamo lo stesso. Certo. Tempo di lavorare la sigla, mandarlo in onda e le farò e poi le farò sapere anche quando, il giorno che va in onda anche lei. Grazie. Altrimenti non si vede. Grazie. No, a prescindere da questo, sono contentissima. Grazie mille a tutti, salutiamo il nostro pubblico. Ciao il Graffio, grazie. Buongiorno a tutti.